Sì, riapriamo anche con anticipo di diverse settimane in alcuni casi, tante attività legate appunto allo svago, al turismo, al tempo libero, oltre che ad attività anche imprenditoriali ed economiche, tra quelle che erano rimaste ferme. Ci assumiamo questa responsabilità con criterio, perché la valutazione epidemiologica dell'Abruzzo fatta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità registra diciamo, un livello basso di pericolosità in questo momento. Naturalmente è importante mantenere le distanze, mantenere l'uso delle mascherine, di tutte le misure di sicurezza che possono servire e sono anzi indispensabili a fare in modo che tutte queste attività possano riprendere e possano svolgersi nella sicurezza e nel rispetto della salute. Noi puntiamo su tutto il litorale. Io penso che il litorale abruzzese, da Martinsicuro a San Salvo, è qualcosa che forse in altre regioni non hanno, anche perché diciamo, non ha quell'affollamento che ci sono in altre location. E proprio di strutture, ha un'organizzazione, ha un'accoglienza eccezionale, quindi ci puntiamo molto. Il turismo estivo per noi è importante e i dati ci danno ragione, e credo che anche i segnali che ci stanno arrivando, che mi scrivono le organizzazioni, i singoli imprenditori, la stessa Saga che comincia ad avere anche lì prenotazioni per i voli aerei, credo che insomma, non, chiaro, non si può recuperare il tempo perduto, diciamo, le festività primaverili, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, i ponti, eccetera, però chiaramente bisogna guardare avanti.